Antonio Cianciullo, passare dall'ecologia del dovere all'ecologia del desiderio è una parola. L'ecologia del dovere, l'ecologia dei divieti, è l'ecologia dell'autopunizione, della flagellazione, e non ha funzionato, o perlomeno ha funzionato soltanto in parte. Abbiamo capito che una serie di nostre azioni sono pericolose, pericolose per noi stessi, non per un pianeta in senso astratto, e però non abbiamo avuto dentro la molla per azioni correttive. Questo perché? Perché la buona azione ambientale ci è sembrata lontana nel tempo, ci è sembrata qualcosa che serve in fondo ad altri, che non sono qui e ora. Invece è possibile riconvertire il nostro modo di vivere, riconvertire la produzione, cambiare il sistema industriale ed energetico, traendone vantaggi immediati per noi e anche per i nostri discendenti. Ma guardare al punto di vista immediato, ai nostri desideri immediati, credo che sia una svolta nel modo di pensare l'ambiente che non solo è utile, ma oggi è necessaria. Nel suo libro Ecologia del desiderio, il sottotitolo dice molto: curare il pianeta appunto senza rinunce. È questa la chiave. Assolutamente sì, ma è un modo di pensare all'ambientalismo che appartiene al secolo scorso, quello che era il secolo segnato dal petrolio, dalla produzione lineare, cioè miniere e discariche. Questo tipo di economia non esiste più, è un'economia ormai che appartiene al passato. Oggi c'è un'economia circolare e tutto il sistema si sta trasformando, e credo che quindi anche il nostro immaginario, la nostra creazione di modelli positivi non possa non tener conto di questa grande trasformazione che è in atto. Se parli di trasformazione mi viene in mente una parola: rifiuti. Noi dobbiamo copiare il modello della natura, che si è allenata per quasi 4 miliardi di anni l'evoluzione della vita, per arrivare a un modello in cui i rifiuti non esistono, perché tutto ciò che per alcuni è scarto, per altri è risorsa. Noi possiamo imitare questo modello, e questo mondo che si apre è un mondo tecnologicamente più avanzato e socialmente più aperto, e quindi non è una rinuncia. È come dire che uscire di casa senza immergersi in una nuvola di smog, senza essere stressati dalle file dell'auto, è una rinuncia. No, piuttosto il contrario. Oggi è una rinuncia la mancanza, la non possibilità di esercitare il diritto, ad esempio, a respirare senza preoccuparci di quello che finisce nei nostri polmoni. Oggi in Europa, secondo i dati della Commissione, 400.000 persone muoiono ogni anno per smog. Che cosa vuol dire? È come se due jumbo tutti i giorni decollassero e si abbattessero senza lasciare superstiti per colpa dello smog. Si discute tanto di migranti senza affrontare poi quelle che sono le cause. Non è certamente l'unica causa, ma è una causa fondamentale, quella del cambiamento climatico. Ci sono dei luoghi che alimentavano intere popolazioni che stanno diventando aridi, inospitali. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, 250 milioni di persone si troveranno nella necessità di dover lasciare le loro case perché il cambiamento climatico ha reso inospitali le terre. Ecco, allora, di fronte a questo scenario, come possiamo pensare di affrontare la questione dei migranti senza preoccuparci della sicurezza, degli equilibri ambientali? Chiudiamo con una parola di speranza. La speranza nasce dal fatto che, nonostante la pigrizia di molti governi, nonostante l'irresponsabilità di altri, il mondo sta cambiando perché tutti noi che siamo tante cose insieme, ma siamo anche consumatori, cioè compriamo delle merci, sempre di più a livello globale chiediamo che queste merci siano utili non soltanto nel loro immediato, ma anche
perché non danneggiano l'ambiente, perché non sono state fatte con lo schiavismo. Quindi una giustizia sociale, una giustizia ambientale che sta dentro le merci. Allora, se cresce la richiesta di questo tipo di consumi, le aziende già cominciano a prestare ascolto a questo tipo di mercato, lo faranno sempre di più, cresceranno queste aziende e i governi alla fine dovranno tener conto di quella che è una richiesta che viene dalla base. Io credo in questo.